E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Ho preso una roulotte ebbene sì, siamo già al podere. Perché qua ci sarà ora un progetto interessante, ma ne parliamo meglio fra 2 secondi. Ti faccio vedere intanto com'è arrivata qua. E ritorniamo al presente. Quello che stai vedendo parte un anno fa. Infatti, ho preso una roulotte non troppo messa bene. L'ho portata al podere e l'intento era quella di andare a fare un food truck per me e i miei amici, per riuscire a fare qualche contenuto video, insomma, per rendere il tutto più agevole. Il progetto c'è ancora. Vediamo tutti gli step che ho fatto in questo ultimo anno. La cosa bella è che l'ho pagata 100 euro, quindi non potevo pretendere troppo. Dovremmo sistemarla tutta e fare un bel po' di roba. Il primo obiettivo è svuotarla tutta e basta. Si parte stamattina con quindi la pulizia minimo della roulotte. Allora, le condizioni sono queste: non buone, di sicuro non buone. Faccio vedere tutto, ma qua dentro c'era una sorta di bagno. Sì. Noi andremo a smontare tutto, tutto vuol dire tutto quello che vedi viene tutto, 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 tutto portato via. Questo forse era il rotto. Dovremmo stare attenti un po' alle api, alle vespe che ci sono, però smontiamola tutta. L'idea base di tutto il progetto era: tolgo gli interni, rifaccio gli interni e è finita. In verità, non è stato proprio così. Più andavo avanti e smontavo, più mi accorgevo che la struttura, la roulotte è degli anni 70, comunque, c'è cioè un po' di anni, quasi una cinquantina, insomma, era abbastanza messa male. E quindi martella, 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 incominciamo a togliere continuamente più parti. Un'ora di lavoro, dentro siamo messi così, ora devo finire di pulirla. Però, per farvi capire, questo qua sarà tutto lo spazio che avremo a disposizione. Dovremo naturalmente rifare alcune robe, perché qua vedi, è tutto marcio. Guarda come spancia, però ci stava senza finestra. Però, rifaremo, che cosa devo dirti? E poi dobbiamo andare a togliere tutte le pareti e il tetto. Vedi che qualcosa ho già tolto. Piano piano ora tiriamo giù tutto. 2000 years later. Ok, quasi 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 un anno dopo l'ho portata qua, perché altrimenti non la metto a posto, ma ti faccio vedere un po' il tutto. La situazione non è ottimale, perché si sta sfondando un po' tutta la roulotte, ma ti faccio capire il perché. Allora, qua vabbè, avevo incominciato a dargli una pulizia. Il problema che mi sono accorto un po' sin da subito è che oltre, vabbè, al marciume del pavimento, quindi anche il pavimento comunque va rifatto se voglio fare un bel lavoro, la situazione del legno era veramente messa male. In più avevo usato, non so se si usa così, però proprio delle asticelle di legno inesistenti per sorreggere tutta la struttura. Questa struttura con un po' di marciume, eccetera, eccetera, intanto dividiamo i pezzi, con un po' di marciume, eccetera, eccetera, sta praticamente cadendo a se stessa. Quindi la domanda che mi sono posto è: ma vedendo tutta questa roba, non conviene tirare giù tutto e ritirarla su tutta? E a quel punto la domanda è: ma scusa, non ne potevi già prendere una in media condizione e ristrutturare quella? Probabilmente economicamente, no, cioè non probabilmente, di sicuro economicamente conviene prenderne già una già in buon uso e rimetterla nuova. Dall'altra parte entra un fatto un po' personale, cioè mi accorgo che fare questo progetto vuol dire fare una roba che non ho mai fatto e che probabilmente non so fare. E questo è il bello. Uno non può nella vita fare solo le robe che sa fare, perché altrimenti non impara a fare nuove robe. Quindi, sostanzialmente, l'obiettivo qual è? È tirare giù tutta, 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 tutta la roulotte e riandarla a ritirare su tutta, 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 tutta. E dopo portarla alla brina per utilizzarla con gli amici quando facciamo le grigliatine. Però vabbè, quello è un altro progettino, vediamo. Il punto è che probabilmente mi servirà qualche consulto, perché non so come si fa, però vabbè, ora incominciamo a smontarla tutta.
allora il fatto è questo: nel smontarla mi accorgevo che ragazzi, incominciava ad essere pericoloso. Allora niente, vai, questo qua è il risultato. Ora devo riuscire a compattare il più possibile le lamiere per andare a buttare. Comunque il pianale è messo veramente male, ora vi faccio vedere meglio. Per capirci, perché dopo uno dice ma mette le marce. Ora vedi che sono tutte proprio tavole vecchie. Ora andrà tolto tutto, portato ferro, probabilmente tolta la ruggine, dato una ripitturata. Una volta ripitturata si fa il pavimento e dopo facciamo tutto. Niente, stavo cadendo. E direi che possiamo starci. È un bel lavoretto, eh? Eh sì. Forse mi sono messo una roba più grossa di me. 3 hours later. Fine giornata. Allora, ho diviso tutte le varie cose avanzate, specchietti vari, legni. Questa qua domani passa uno della ferramenta, cioè raccoglio con il ferro la lamiera, te la porta via lui. Quindi ottimo risultato. Andiamo a vedere poi il risultato. Ora vorrei farvi notare una roba, cioè, ma per fortuna che ho tolto, cioè è marcia questa roba qua, ma ho dato un'occhiata al sotto, stasera non si riesce a far vedere, domani lo faccio vedere, ma fa veramente, cioè non so come l'hanno fatta, veramente da schifo. Ora idealmente mi dico hai fatto bene Matteo, e il problema è che ora c'è da ricostruirla. Ragazzi, mi servirà assolutamente no. Cioè vedi, oggi ho smontato un po' di viti, ho fatto, guarda qua, cioè vedi, ma dai, ma come si fa a fare sto cavolate qua, dai, ma vergogna. Per fortuna vabbè, niente, domani mi tocca un po' di lavoro. Quindi siamo alle battute conclusive, cioè praticamente l'ho riportato a telaio, a starter. Dal prossimo video in poi incominceremo a costruire. Un po' facciamo un po' la timeline di quello che dovrò andare a fare. Allora, qua in mezzo che andavano, partivano, c'erano due assi di legno. Io le farò naturalmente in ferro, quindi dovremo saldargli una e una due assi. Poi ho notato che da qualche parte, cioè da questa parte qua, l'hanno fatta in ferro, probabilmente perché c'era lo scalettino per salire. Di qua, di lì, praticamente c'erano solo il legno. E anche qua andrà rifatta naturalmente in ferro. Andrà tutto pulito, quindi passerò un'idropulitrice, andremo a togliere un po' la ruggine, anche se nel telaio non c'è tantissima ruggine. C'è da ripitturarlo tutto. Una volta che abbiamo saldato, ripitturato il tutto, allora partiremo a costruire. Quindi andremo a fare prima tutto il pianale, poi andremo a fare le due facciate. La parte più menatosa sarà andare da questa parte a fare praticamente la curva, che però non farò dolce, ma farò un attimino più cioè spigolosa, perché non sono capace a fare le curvature con legno, detto molto francamente. E invece qua dietro stavo pensando di non farla curva come era prima, ma tenerla diritta, quindi farla proprio spigolosa. Boh, vediamo, anche perché è una bella sfida questa. Cioè, qua il problema è che io non ho mai fatto una roba del genere, però può essere una bella sfida. E qua partiamo, partiamo con le richieste. Richiesta numero uno: non ho la più pallida idea dove andare a prendere i materiali, tipo il lamierino, cioè la lamiera per fare l'esterno,
i lunotti, i cupolotti, le finestrelle, le finestre, e non vorrei andare a prenderle in posti insomma un po' scrausi. Mi servirebbe qualche azienda che magari le fa e non solo riesce a darci il materiale migliore, ma soprattutto riesce a fare un minimo di consulenza anche su come andarlo a installare, insomma i trucchettini. E poi mi servirà una mano assoluta per andare a fare il tutto, quindi se avete consigli, idee, esperienza, fatemi sapere, anche perché io volevo isolarlo tutto con lana di roccia, però vedo che non lo fa quasi nessuno con la lana di roccia. Però si può usare la lana di roccia? Sì, conviene, no? Insomma, ci sono un sacco di cose. È un progetto che andrà un pochino alla lunga, lo farò in pausa pranzo. Beh, insomma, l'obiettivo è per gennaio averla in piedi. E per fare in modo che tutta questa cosa qua avvenga, pubblico già il primo video. Questo qua era come l'ho demolita, e quindi so che mi romperete tanto le palle. Dove è finita la roulotte? Cosa hai fatto? Perché l'ultima volta che ho detto ho preso la roulotte è passato un anno, quindi dobbiamo riuscirlo a portare a casa. E basta, direi che ci siamo. Ecco, potrebbe essere anche una buona idea se ci fosse qualcuno che lo sa veramente fare, cioè non è che, cioè, che lo fa, che magari venisse qua a darmi una mano, non lo so, un 2-3 giorni in cui riusciamo a mettere in piedi tutto, non lo so, sono tutte idee. Questo video si conclude qua con una richiesta pazzesca qua sotto nei commenti sul aiutatemi, ditemi cosa manca, cosa dobbiamo fare qua sotto nei commenti, cioè, voglio una valanga di commenti. Ferma, niente, io e il mio carrello momentaneo vi salutiamo. Un giorno qua ci sarà una roulotte, ma tutto questo lo vedrai in un prossimo video. Ciao a tutti!